Luciano Bonari di Brescia, oggi ha tenuto la seconda catechesi agli Ambrosiani. Chiediamo a lui che cosa ha affidato come riflessione, come messaggio ai giovani che oggi l'hanno ascoltato. Fondamentalmente due cose. La prima riguarda l'immagine di Dio autentico e l'immagine della santità di Dio. L'affermazione del Vangelo è che la santità di Dio non consiste prima di tutto in una separazione dall'uomo peccatore, ma al contrario in una misericordia a motivo della quale Dio, infinitamente santo, si piega verso l'uomo peccatore proprio per renderlo santo. Proprio perché l'uomo questa santità non la possiede, la misericordia di Dio diventa una misericordia creativa. E questo riguarda la immagine di Dio. La seconda cosa invece riguarda l'immagine di noi stessi. Che cosa può significare nella nostra vita l'essere in qualche modo dispersi, in qualche modo smarriti o perduti, perdere l'orizzonte della nostra vita. E lì abbiamo detto tre cose che sono fondamentali, ma è notissimo. La prima è che perdere l'orizzonte significa perdere il senso della ricchezza della propria vita e quindi la adesione, la accoglienza cordiale della vita come realtà nostra di sviluppo e di realizzazione. La seconda è perdere l'orizzonte dell'amore fraterno e quindi della considerazione degli altri come soggetti personali che hanno un valore straordinariamente grande davanti a Dio e che devono avere il medesimo valore davanti a noi e che sono degni quindi del nostro impegno di solidarietà e di fraternità. E la terza cosa, evidentemente, smarrimento significa smarrire l'orizzonte di Dio, che è quello che è degno di essere amato con tutto il cuore e che proprio per questo è in grado, solo Dio è in grado di fare questo, di rendere il mio sì alla vita e il mio sì agli altri un sì senza condizioni e non provvisorio. E fondamentalmente le due cose erano quelle. Bene, grazie eccellenza. Noi proseguiamo con il nostro cammino, oggi accoglieremo il Papa al Parco di Buonia, quindi tutti in festa verso il centro di Cracovia. Grazie, continuiamo il nostro cammino.